Allora, facciamo un paio di sfide per recuperare sti punti che riguardano l'obiettivo di questa missione. Devo farcela raggiungere i 4.000 leoni che servono per sbloccarli. Ci ho pensato un po' troppo tardi a riprendere sto gioco. Basta mettersi a sta un duffo qui, raga. Sparite nel nulla, raga. Vamo a cagare. Occhio che arrivano. Visto che le novità portano spettatore, poi arrivano gli iscritti e poi i sub, tutto correlato. Ma io già le sub ce l'avevo pure. Peccato che le sub di questo mese si sono ridotte a zero praticamente. Avevo 14 sub, ragazzi, il mese scorso. Questo mese, ahimè, tanti hanno un po' di impegni, tanto hanno preferito andare altrove. Io ormai non vedo più gli altri, ragazzi. C'era il nostro Alessandro che ha regalato bit, ha regalato pure un paio di abbonamenti, tre, più il suo. Non l'ho visto più in live, ma da tantissimo tempo che non lo vede in live. Poi anche Mezzo, anche Mirko, Rayar, ormai hanno fatto il loro corso sul mio canale. Da un botto di tempo che non li vedo. Cambiamo uomini. Guardate quanta gente c'è laggiù. Dai, ti ho fatto pure un favore. Adoro, raga. Momento di morire, forza ragazzi. Forza, è ripulita. Altri 60 leoni facili facili. Pirata di storia, lo sapevate che l'Alaska, ha scritto così, vabbè, è stata comprata dall'impero russo per una manciata di dollari, poi gli americani ci hanno trovato l'oro e il petrolio.
è stata comprata dall'impero russo. Gli americani l'hanno comprata dai russi. L'Alaska era dei russi. Sì, io lo sapevo. Giocando a Victoria 2 lo sapevo. Livello 82. Unit challenge. Vediamo cosa c'è. Perché mi dà unit challenge? We'll keep the home fires burning. Il segno del saluto abbiamo sbloccato. Player, emote, possiamo attivarlo. Va bene. Dai, altri leoni da recuperare. Ci sei, Targaz? Se vuoi entra su un canale di Discord che ti sposto, che ci sei. Ciao, Targaz! Buonasera. Buonasera, buonasera. Un attimo che allora fermo il countdown. Ti aggiungo al gruppo. Te l'hai completata la missione Smoke and Fire? Aspetta, controllo. Quella che devi parlare con lo smuggler in cambio di 4.000 leoni. No. No? No, io ho ancora quella che ne vuole 2.000 in teoria. E quanti ne hai già te? Aspetta che lo trovo. Aspetta. Sì, sì, tranquillo. Provo a parlarci, vediamo se mi evidenzia questo, però. Dovrebbe essere una special. Quindi dovreste avercela tra le prime in lista. Io ho New Troops e Master of Battle. Ok, è quella lì, New Troops. New Troops, sì. Sì, quanti però non mi fa vedere quanti ne ho. Strano. Provo a scorrere. Forse ce l'hai già scaduta? Cioè, ho c'è il countdown accanto. Ah, no, ecco qua, 1055. Oh, se vuoi proviamo a fare altre missioni del tipo per sbloccare leoni. D'accordo. C'è sempre questa qua, Clean Ruins oppure The Scourge of Winter. Quale dici che facciamo? The Scourge of Winter, quello col boss. Sì, sì. Dici? Facciamo questo? Sì, dai, proviamo. Io soltanto... Io soltanto una volta l'ho vinto. Diciamo che è quella dove non puoi spawnare. Ah, ok. Infatti resti lì praticamente come muoiono le truppe, addio, ciao, finita. Perché lo stronzo si ricarica la salute. Matteo, pillola di scienza, lo sapevate che ogni tot di milioni di anni i poli magnetici si invertono? Milioni. Ogni migliaia di anni, non milioni. Di solito l'inversione dei poli avviene ogni 12.500 anni, una cosa del genere. No, io ho sentito che i Neanderthal sono morti per l'ultima inversione dei poli, hanno detto. Uh-huh. E quindi, vabbè, i Neanderthal so parliamo di quanti milioni di anni? Per po'. Eh sì. diciamo che non vediamo la prossima inversione. Io invece... Sì, vabbè, direi che non la vediamo neanche noi, punto. Io avevo letto una volta... Che i Neanderthal non sono dello stesso ramo dei Sapiens.
Quindi praticamente Infatti. sulla Terra i Sapiens Sapiens si sono comunque confrontati con i Neanderthal. Sì, esatto. Perché ho il Lanskneg? Ah, no, vabbè, meglio. Con quelli dovresti farci parecchio danno. Solo questi due bastardi sono fortissimi. Ma chi è quel tizio là? Il suo sottoposto. Cacchio. Aiuto. Correte però. Sì, ok. No, non si fa un cazzo, non si fa un cazzo questo qua. Un po' troppo spericolato, Targaz. Allora, se facciamo fuori subito Blood Archon. Sì, dai, proviamo a far fuori lì il sottoposto dopo. Come hai fatto? Occhio Targaz che è mezza salute già. Sì. Corro intanto. Ok, boost. Oh, via, Occhio! via! Mio Dio. Pezzo di merda questo qua, è fortissimo. Questo qua è andato, dai. Io sto facendo sortare un po' le mie truppe. Ma di chi sono questi qua dietro che non fanno niente? Le mie. Le ho fatte ritirare per Ah, fargli evitare l'attacco diretto da sto stronzo. ok. Beh no, fanno fuori a cavalleria, perfetto. No, 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 no. Dove che se ci stiamo senza l'unità questo non lo ammazzi più. Miseria, via, via, via. No. Salute a poco. Vabbè, ci hanno fottuto. Alla grande, devo dire. Ah, ma hanno ucciso anche... Ah no, ancora vivo l'altro. Siamo rimasti soltanto i leader, praticamente. Adesso chiamerà... anche altra cavalleria. Se non erro, non ne ha più. Però il problema è se ci becca ci fa fuori. Che resista bene lì il tizio. Ah, ho ancora due soldati, io tre altri. Vabbè, sono durati il tempo che dovevano durare. Non ci sono più. Fanculo, li hai chiamati di nuovo. No, no, non sta arrivando nessuno. Cioè io controllo in panoramica ma non vedo nessun nemico. Occhio! Oh! Cazzo, mi ha caricato! Ha cambiato target, maledetto. E vedeva quello che gli faceva male dalla distanza. Oh, ma... Amico. Corri, corri! Cavallino! Cavallino! Dovrei ricaricare salute Ma mi hai salvato, eh. io. Sei
gli tiravi la freccia esplosiva e lo finiva. Bravo. Via via via. 35 secondi, dai. Ce la fate, dai, in teoria. No. Stronzone water. Mamma. Ho fatto il pelo. Dai, dai, dai. Dai, dai. No. Dai. Dai, dai, dai. Sì! 200 leoni, cazzo. All'ultimo secondo. Oh, questo è da cliff, ragazzi. Spettacolare. Picchiarle il culo. Minchia, ma difficilissimo, cazzo, proprio. A me ha fregato la cavalleria che arrivava dopo. Oh, mi hanno dato una God Cutter. 200 leoni. Livello Esab, perché l'ho ammazzato io, giustamente.